Ciao, Namaste. Oggi in questo brevissimo video voglio mostrarti un'astuzia per entrare al meglio in Chaturanga Dandasana. Chaturanga Dandasana è un'asana che in una tradizionale sequenza di saluto al sole, Surya Namaskara, viene eseguita come quarta posizione e da qui probabilmente il suo nome, Chaturanga, che in sanscrito significa per l'appunto 4. Possiamo immaginare che il riferimento al numero 4 probabilmente è dato anche dal fatto che in quest'asana i punti di contatto del nostro corpo con la terra, con il tappetino, sono appunto 4 e nello specifico le nostre mani con le dita belle aperte e distese sul tappetino e la punta dei nostri piedi, nello specifico le dita dei nostri piedi che appunto ci aiutano a sostenere il corpo. Dandasana poi, bastone, ci ricorda che in questa posizione il nostro corpo deve essere dritto come un bastone e quindi partendo dai talloni, passando per i polpacci, glutei, bacino, scapole e cima della testa, dobbiamo disegnare una linea perfettamente parallela al tappetino. Quindi per vedere se padroneggi bene questa posizione, servendoti di un piccolo supporto e nello specifico della cinghia yoga, oggi potrai constatare quanto ancora ti manca per perfezionare quest'asana, oppure ancora se è già perfetta così. Il supporto di cui avrai bisogno è appunto questa cinghia yoga e consiglio una corda yoga e non altri tipi di corde proprio perché avrai bisogno di un supporto con una fibbia come questa che ti permetterà di chiudere quindi la cinta con una circonferenza che è pari alla larghezza dei due gomiti. Ma andiamo a vedere bene insieme, passo dopo passo, come si fa. Buon Chaturanga Dandasana a tutti e Namaste! Allora, prima vediamo come chiudere bene la corda. Quindi prendiamo la nostra cinghia, la allunghiamo bene e poi portiamo l'estremità esterna all'interno della nostra fibbia. Quindi la facciamo passare proprio sotto le due fibbiette. Le apriamo leggermente, facciamo passare un po' di corda e poi la stessa estremità la facciamo passare nella seconda fibbia. In questa maniera vedrete che la corda riesce a scivolare e possiamo facilmente regolare la larghezza della circonferenza di cui avremo bisogno. Facciamo attenzione a mantenere bene la corda piatta, così almeno poi non ci farà male quando andremo a sistemarla proprio sopra i nostri gomiti in questa maniera. Ok, e adesso andiamo sul tappetino, quindi riprendiamo la cinghia come l'avevamo sistemata, infiliamo prima un braccio e poi l'altro. Mi raccomando, proprio poco sopra i gomiti, la fibbia della cinghia, magari non mettiamola proprio sul braccio perché ci può dare fastidio. Portiamo le nostre mani a terra sul tappetino e qui mi raccomando, i polsi sono in linea con le spalle, le dita delle mani belle aperte. Ti sistemi bene e poi stendi prima una gamba andando sulle dita del piede e poi l'altra e ti trovi nella tua posizione della panca. Qui comincia a contrarre leggermente gli addominali. Espirando, fletti i gomiti che rimangono attaccati al busto e porta il tuo peso leggermente in avanti. La sensazione è un po' come quella di cadere, riposa di un attimo sempre in balasana e dopo magari puoi riprovarci. Considerando appunto che il tuo peso è leggermente sbilanciato in avanti, a volte si consiglia di spingere i talloni verso la parete dietro di sé, ma in realtà bisognerebbe sbilanciarsi leggermente in avanti, non scendere troppo con il bacino a terra e mantenere appunto quest'unica linea. La corda ci impedisce di scendere troppo e quindi ci dà la giusta altezza. Espira e riposati un attimo in balasana. Dopo che hai provato 2 o 3 volte con la corda, ritorna senza e prova a provarci nuovamente. Qui sempre quella sensazione un po' di sbilanciarti in avanti con i gomiti belli stretti. Poi poggi le ginocchia a terra e ti riposi in balasana. Prova tutte le volte che vuoi. Namaste.